Se ti piace il calcio, passa dal mio profilo Instagram. Con Cristiano Ronaldo, se non vincete la Champions, è da pazzi. E con Cristiano Ronaldo è troppo facile, avete già vinto matematico. Non la guardo neanche la finale, tanto l'ha già vinta la Juve. Intanto bisogna arrivarci in finale, poi vediamo come va. Io forse sono stato uno degli juventini più critici sotto questo punto di vista, perché ero ammaliato dall'idea di aver preso Cristiano Ronaldo e tuttora faccio fatica a crederci. Ogni tanto ci devo ripensare e dico, wow, figo, l'abbiamo preso davvero, gioca nella mia squadra. Però sono sempre stato abbastanza realista e obiettivo, cerco sempre di esserlo. Non è facile, ve l'ho sempre detto, ma quando posso, provo a esserlo. La Juventus senza Cristiano Ronaldo ha già perso due finali di Champions negli ultimi X anni. Vogliamo perderne un'altra? Io spero proprio di no. Perdere una finale di Champions con Cristiano Ronaldo farebbe felice tutta Italia, ovviamente la parte non juventina, ma ovviamente avremo degli sfottò ancora più gravi a quelli a cui siamo abituati al momento. E io, diavolo, non voglio più sentire a senso 4-1 finita in vita mia, mai più. O comunque qualcosa di simile, come il rigore di Shevchenko o il gol di Neymar per chiudere i giochi a Berlino. Insomma, ce ne sono già abbastanza, vero? Anche senza perderne un'altra con Cristiano Ronaldo. E allora, se vinciamo la Champions, che cosa succede? Tutto bene, hai rispettato quello che ti eri prefissato inizio anno. Inizio anno Agnelli ha detto, ehi Max, qua bisogna vincere il campionato, bisogna vincere la Coppa Italia, bisogna vincere la Champions, bisogna vincere la Supercoppa. Supercoppa l'hai vinta. Campionato, dai, si è messo benino. Coppa Italia ci si può lavorare. La Champions è dura, e si sa, la Champions è l'obiettivo principale, quindi se non vinciamo la Champions non abbiamo soddisfatto i requisiti dell'anno, molto semplice. E se con Ronaldo avevamo già vinto la Supercoppa? Poche, ma ne abbiamo vinte. La Coppa Italia, ok, con Allegri le abbiamo vinte. Gli Scudetti, ok, lo vinciamo da un milione di anni consecutivamente. Quell'ultimo punto, quello più dolente come la Champions League, ora io non credo che Ronaldo possa giocare alla Juve per 4 stagioni come da contratto. Penso veramente che possa fare 2 anni a grandissimi livelli, a questi livelli. E io da Ronaldo ancora mi aspetto tanto di più, poi magari sono strano io, ma mi aspetto tanto di più, mi aspetto che faccia la differenza dove? Esattamente, proprio in Champions. Vedete com'è tutto collegato? Il mio pensiero ogni tanto riesce a essere equilibrato. Mi piace, mi congratulo da solo. Quindi è un gatto che si morde la coda e noi siamo comunque in posizione svantaggiosa, perché se vinciamo la Champions abbiamo solamente fatto quello che dovevamo fare. Se perdiamo la Champions diamo da mangiare a quelli che vogliono vederci tristi. Quindi l'unica consolazione sarebbe vincere la Champions, ma comunque dovrebbe essere una normalità con questa squadra e i soldi che girano all'interno di quella società. Forse ogni tanto mi faccio un po' troppo paranoia. L'unica cosa importante quest'anno è finalmente riuscire ad alzare quella coppa. Ce la faremo? Il primo giugno si sta avvicinando a grandissimi passi e forse la Juve al momento non è ancora pronta. Atletico Madrid, fatti sotto, sarai il test della verità.